Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video per le creazioni di Terrimania. Allora, ci ha chiesto di vedere almeno 5 creazioni. Non c'è un tema particolare, però ci ha chiesto di parlare un po' di noi. Perciò, allora, io mi presento, sono Annalisa, vengo dalla Sicilia. Lo so, non si nota dal mio accento che sono siciliano. Anzi, è un bene questo, tra virgolette. Questo, cioè, non so cosa dire. Ah, ho 27 anni. Sì, sono anziana, lo so. Ho 27 anni, mi piace tanto creare. Ho iniziato a creare, cioè, creavo fin da piccola. La prima cosa che ho fatto è stato il decoupage. Poi dal decoupage sono passata a creare orecchini, queste cose così con le perle, ma il mio primo amore è stato il gel. Io la prima cosa che ho creato sono stato un paio di orecchini con il gel. Bene, adesso ti faccio vedere cosa ho creato, cioè cosa vorrei farti vedere per il tuo contest. Guarda, per prima cosa vorrei farti vedere questo piccolo quadretto. Aspetta un attimo che non si veda una mazza. Vorrei farti vedere questo piccolo quadretto a forma di cupcake, che a me piace tantissimo. È un cupcake rosa. Poi volevo farti vedere questa farfalla. Spero la vedi bene, perché la luce oggi non è dalla mia parte. Questa farfalla in ceramica, in cui ho messo questo piccolo aggeggino qui per poterla appendere al muro così. Mi piace tantissimo. Poi ti faccio vedere adesso le creazioni in resina. Volevo farti vedere questo ciondolino qui con i pianeti e l'effetto galaxy, diciamo, effetto galaxy. Poi ti volevo far vedere questo delfino. E questo tribale che io adoro tantissimo. Aspetta, vediamo se si vede. Ecco, con i brillantini effetto sirena, che sono coloratissimi. Cioè, sono bianchi, però danno su tutti i colori. Poi volevo farti vedere anche questo, sempre in resina. È una fatina adorabile su una luna. Poi, col gel, volevo farti vedere questo ciondolo qui, che è come si chiama, una luna, una mezzaluna, e questi piccoli cosini qui sulla parte nera si illuminano al buio. Poi infine, aspetta che lo prendo, volevo farti vedere questa sirena appoggiata su, spero che la vedi bene, eccola, appoggiata su questa base sempre come vedi infimo, e poi ho decorata con delle pietre vere, delle conchiglie. E sopra le conchiglie e le pietre ho versato sulla resina con dentro delle pietre verdi, cioè non so come, quelle, tra virgolette, quelle che si mettono dentro l'acquario, se non mi sbaglio, sì. E sopra, le ho messe sopra così per fare le alghe, diciamo. Spero che si vedano bene. Ecco, aspetta, forse qui si vedono meglio. Ecco, qui è tanto. Le conchiglie e le pietre, grazie alla resina, sono diventate belle lucide perché erano opache per via dell'acqua del mare. E poi ho messo anche queste cosine verdi, diciamo, tra virgolette verdi, le ho messe anche sulla testa della sirena, che faceva finta, cioè per me sono delle alghe tipo che ce l'ha in testa, sul corpo, essendo che esce dal mare, eccetera. Poi andiamo avanti, volevo farti vedere questo coniglietto, di cui ho fatto un video tutorial mentre che lo dipingevo. Questo sarà il premio per il mio contest, uno dei premi del mio contest. Spero lo vedi bene e ti piaccia. Io lo adoro. Dietro è tutto marroncino. È troppo adorabile. Io lo adoro, mi piace tantissimo. Poi volevo farti vedere l'ultima creazione in ceramica che ho fatto, che è questo orsetto, che è dello stesso stampo del coniglietto. Ho scritto anche Love sopra il cuoricino ed è fatto così, dietro è tutto marrone scuro questo. Spero ti piaccia. Bene, queste sono tutte le creazioni che volevo
farti vedere per il tuo contest. Spero che questo video ti sia piaciuto, soprattutto le creazioni, e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!